Giacomo, capitolo 1, versetto 18. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Ored Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito antioca.it, incluso l'applicazione per il smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita. Amen, pace di Cristo, Dio vi benedica, benvenuti a questa puntata di A Tavola con Gesù. Oggi è il 20 di settembre del 2016, trasmettendo dalla Pogliano Milanese in questo bellissimo clima dove la temperatura finalmente è scesa. Un saluto dal ministro Bracuto Alessandro, incaricato della Opera Rev di Milano. Dalla sorella Ilaria. E quest'oggi non c'è Isaia con noi perché Isaia si è addormentato. Siamo stati in giro a fare commissione, l'abbiamo portato al parco, si è stancato e appena siamo arrivati a casa si è addormentato. Amen. Dio vi benedica e benvenuti a questa puntata. Come di consueto, prima di cominciare, vorremmo veramente pregare e ringraziare il Signore per questo giorno e per quello che Lui sta facendo in noi e intorno a noi. Amen. Signore, ti ringraziamo, Padre, una volta in più, Signore. Grazie per questo giorno, grazie per come veramente, Signore, Tu guidi ogni cosa, Signore Santo. Tu conosci ogni cosa, Signore. Nelle Tue mani c'è ogni cosa, Signore. Ti preghiamo, Signore, continua a guidare, a ministrare le nostre vite e le nostre anime. Continua, Signore Santo, ad essere Tu davanti a noi in questo cammino, Signore, mostrandoci le cose che dobbiamo veramente vedere e fare, Signore Santo. Grazie, Signore, per come Tu, Signore, hai guidato, Signore, ogni parola fino in questo momento, Signore, per ogni puntata che è già stata trasmessa, Signore, e per quelle che si trasmetteranno, Signore. Ti preghiamo, Signore, in questo momento, Signore. Prendi Tu controllo di ogni cosa, Signore, guida Tu questa puntata, Signore, portando una parola, Signore, giusta per chi sta ascoltando, Signore Santo. Ti ringraziamo come Tu le donate alle nostre vite, Signore, aiutaci, Signore, a darla a chi ha bisogno, Signore Santo. Ti chiediamo tutto questo nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen, amen. Bene, può sembrare un po' curioso il titolo che abbiamo messo per questa puntata, e il titolo veramente è Sandia Densuke. Uno sembra un nome strano, ma se abbiate pazienza capirete cosa significa questo. Amen. E tutto questo è arrivato pensando un pochettino a un qualcosa. Quando uno va al mercato, noi siamo consueti ad andare a due mercati importanti, che uno è il mercato di una città che è qua vicino a Rho, che è lunedì, e il mercato qui del paese il venerdì. Ed è il nostro consueto fermarci sempre da un banco di frutta, che sono ormai anche i nostri carissimi amici con cui, che ci conoscono, con cui stiamo parlando. E a me piace molto vedere la varietà di frutti che ci sono, e anche quando giro per il mercato, per i supermercati, è molto curioso come da diversi anni c'è un reparto di frutta dove si presentano tutti questi frutti esotici, frutti particolari che tante volte mai ho visto, mi incuriosiscono. E mi ricordavo anche questa mattina quando abbiamo viaggiato a Porto Rico, entrando in un supermercato col pastor Chan e sua moglie, un reparto con una quantità immensa di frutta che, se dovessi veramente menzionarla tutta, non me la ricordo neanche i nomi, frutta che non ho mai visto nella mia vita. Rimango stupito di come continuo a vedere frutti che non conosco, non tutti ovviamente li assaggio, li posso assaggiare, ma rimango colpito dalla quantità
di frutta di tutto quello che il Signore ha fatto e di quante cose non conosciamo ancora nella nostra vita che il Signore ha creato. E per questo mi venne in mente questo, perché stavo leggendo un articolo questa mattina che ha preso la mia curiosità. La mia domanda è: quanti di voi si sono imbattuti nel vedere una frutta esotica che non ha mai visto, incuriositi, ma tante volte hanno dubitato e si sono privati di comprarla per il prezzo, perché sono molto care, come sono frutta di importazione molto cara? E quante volte abbiamo speso soldi perché volevamo assaggiare questa frutta? E quanto costa questa frutta? E questa mattina mi sono imbattuto in un piccolo articolo che dice così: quanto sei disposto a pagare per una frutta? In Giappone qualcuno ha pagato più di $6,000 per una sandia Densuke. Questa frutta è una bella sfera di color verde scuro, solo che cresce nell'isola di Hokkaido, al nord del Giappone. Sembra una palla da bowling. La sandia era quasi di 9 kg e poco più, ed è disponibile solo per un anno. È una frutta molto rara, per questo ha un prezzo molto alto. E questo ha colpito la mia attenzione, di come quest'uomo ha pagato $6,000 per una frutta rara. Poi vedrete la foto che metteremo nel post, assomiglia molto a un'anguria, ovviamente, come dice, una sfera verde. Ma che valore ha, amen, questa frutta? Che valore le hanno dato? E quanti soldi sono stati spesi per assaggiare questa frutta? Immaginate se questa frutta dentro non era buona, aveva un problema, soprattutto quando la frutta, la parte importante è dentro e tu non la puoi vedere, quindi come l'anguria e i meloni tu li compri, a meno che sei capace a sceglierli. Io non ho mai capito il sistema di come si fa, ma tu spendi soldi con la speranza che sia buono, e tante volte arriviamo a casa che la frutta non è buona perché è stata congelata per diversi motivi. Ma quanti soldi si spendono per mangiare un qualcosa di prezioso che non hai mai mangiato? Quanta gente spende soldi, soprattutto parlando della frutta, per avere le cose più rare nella tavola, per fare una bella figura? Ma c'è un verso che, pensando in questo stamattina, ha toccato il mio cuore, che è in Giacomo capitolo 1 versetto 18, dove dice: egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Cosa vuol dire le primizie? Cos'è la primizia? In una definizione di un dizionario dice che la primizia è il frutto, l'ortaggio maturato per primo e quindi considerato come prodotto ancora raro e perciò particolarmente pregiato. Che bello che il Signore Gesù Cristo ci menziona, ci paragona a primizie, come noi siamo, dice la parola, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Siamo un qualcosa di raro, siamo un qualcosa di particolarmente pregiato per il Signore. Che privilegio sentirsi dire questo. Quindi un altro verso importante che veniva al mio cuore questa mattina è in Giacomo capitolo 1 versetto 21, dove dice: perciò, considerando che noi siamo quindi delle primizie per il Signore, dice Giacomo 1:21, perciò deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Prima di tutto menziona due parole importanti. La parola dice che la parola è stata piantata, e ciò che è piantato in noi ed ognuno di noi deve portare il suo frutto al suo tempo, dice la parola, perché siamo parte di una primizia. Dice ancora che può salvare le vostre anime, non dice che salverà. Perché non dice che non salverà? E pensavo in questo: perché non dice che può salvare, non dice che salverà con certezza? Perché quello che viene seminato in noi e il frutto che si può produrre in noi può essere danneggiato, si può danneggiare e può non diventare una primizia. Perché questo? Giacomo capitolo 1 versetto 22 continua dicendo, fino al 25, dicendo, e ci spiega perché si può danneggiare. Dice: ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Perché
Se uno ascolta della parola e non è esecutore, è simile a un uomo che guarda la faccia naturale in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che mette in pratica, egli sarà felice nel suo operare. Vuol dire che se noi non solo ascoltiamo, se noi la mettiamo in pratica, la obbediamo completamente, noi stiamo veramente operando. Dice, egli sarà felice nel suo operare. Vuol dire che se si sta mettendo al lavoro affinché quel seme della parola che è piantato in noi porti in noi un frutto, una primizia per il Signore. Ma se noi semplicemente l'ascoltiamo e poi facciamo quello che vogliamo, non curiamo questo seme, non le diamo non le innaffiamo, non portiamo veramente alla crescita di questo seme, fratelli, non stiamo compiendo il nostro operato. Quindi cosa succede? Che questo frutto si danneggerà, forse non crescerà, crescerà male, ed è per questo che dice che che può salvare le anime vostre. Quindi la nostra salvezza dipende anche molto da come noi viviamo col Signore, da cosa noi facciamo per il Signore, da come noi curiamo questo seme e da come noi portiamo frutto. Amen. Quindi due parole importanti, dice mettere in pratica, che vuol dire curare il seme e portarlo a fruttare questa primizia che il Signore vede come primizia. Dice ancora, egli sarà felice nel suo operare, vuol dire che vedrà il frutto. Quindi dobbiamo perseverare in questo tempo, perseverare in ogni tempo, perché il Signore ci vede come una primizia, e se il Signore ci vede come una primizia, cosa ci impedisce di non curare questo seme e di portarlo a fruttare, a farlo veramente germogliare nel frutto che il Signore ha veramente designato per noi? E questo è importante, perché tante volte non capiamo la scrittura e non riusciamo neanche a ricevere l'incoraggiamento. Il Signore dice che ci vede come delle primizie. Che cosa bella che io sono una primizia, tu che stai ascoltando sei una primizia, mia moglie è una primizia, quindi siamo un frutto raro, un frutto particolare. Quindi qual è il nostro compito? Operare, metterci al lavoro per far sì che questo frutto raro venga alla luce e il Signore lo possa raccogliere, e lo raccoglierà. Ma è importante quindi non essere solo ascoltatori della parola, ma anche facitori. Giovanni capitolo 15, dal verso 1 al verso 4, ci dà ancora un incoraggiamento e dice, io sono la vera vite e il Padre mio il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che ho annunziata. Voi siete già questa primizia a causa della parola che è stata annunziata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Siamo la primizia, possiamo portare frutto, ma questo frutto lo porteremo solo se dimoreremo in Cristo e lasceremo a Cristo dimorare in noi. Quindi non solo ricevere la parola, ricevere il seme, quindi ascoltarla, ma anche metterla in pratica, quindi dimorare nella parola, dimorare in Cristo, fare la sua volontà, obbedire la sua volontà, e tutto questo, alleluia, porta un grande frutto. Amen. E questo continuava a stare nel mio cuore, no? Quindi perché essere solo dei uditori? Perché pagare un prezzo così incredibile di $6,000 per un frutto che finisce rapidamente? Io penso che quando tu assaggi un qualcosa che ti piace, no? E no, lo finisci, non puoi tenerlo nel frigo, mangiarlo un po' per volta, ma lo finisci immediatamente. Quindi se una frutta così rara può dare questa perseveranza, questa voglia di spendere, amen, come possiamo noi come cristiani non poter veramente spiritualmente pagare per avere un carattere somigliante a quello di Cristo, che ha molto più valore, amen, e produrrà molto più frutto e sarà un frutto duraturo di questi frutti che noi riceviamo dal Signore? Ed è parte della natura, della creazione di Dio. Guardate anche questo, il Signore lo ha creato
ed è praticamente alla portata di mano di tutti. Gente se lo fa pagare a caro prezzo, fratelli. Ma fratelli, il frutto che noi possiamo produrre è anche un qualcosa che arriva gratuitamente dal Signore, perché per la misericordia di Dio sparsa ogni giorno sulla terra, il Signore ti dà l'opportunità gratuitamente di entrare a far parte della sua vigna. Come? Per mezzo del tuo battesimo nel nome di Gesù Cristo, tu entrerai a far parte della sua vigna, e lui dice che dimorerà in te per mezzo del suo Spirito Santo, e tutto ciò che produrrai è una primizia. Se tu sei una primizia e tu aiuterai altre persone a produrre questa primizia, un frutto prezioso e duraturo, perché fratelli, i nostri frutti sono duraturi, i nostri frutti saranno per sempre, a meno che non li danneggiamo, fratelli, è un qualcosa di prezioso. Quindi, per finire, vorrei che mia moglie leggesse cosa vuol dire questo frutto spiritualmente parlando, e questo lo troviamo in Galati capitolo 5, dal verso 22 al verso 26. Amen. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. Amen. Amen. Coloro che sono in Cristo, che sono morti in Cristo, come dice il verso? Qual è? Alleluia, verso 20. 26. Cosa dice? Non siamo vanagloriosi. No, qua. Il verso 24. Okay. Or quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni, okay, e le sue concupiscenze. Il primo problema di un cristiano in Cristo per danneggiare il frutto è veramente, come dice il verso 4, non aver crocifisso la sua carne. Vuol dire non aver ricevuto, attuato il battesimo con un vero ravvedimento, perché il battesimo nel nome di Gesù Cristo è il prodotto di un ravvedimento. Vuol dire che tu riconosci il tuo stato peccaminoso davanti a Dio, ti arrendi davanti a Dio, decidi di cambiare percorso, perché il frutto che tu stai portando non è un frutto prezioso, come dice il Signore, come ha detto all'inizio, come era la parola che disse il verso, pregiato, ma sei un frutto che tutti conoscono. Il frutto del mondo lo conosce tutto, ma il Signore vuole produrre un frutto nuovo in te che viene per mezzo del tuo ravvedimento, battezzandoti nel nome di Gesù Cristo, dice quindi crocifiggendo la tua carne, le tue passioni, e lasciare che lo Spirito di Dio vivifica in te, che è quella porzione di acqua che va giorno dopo giorno ad alimentare il seme della parola che Cristo ha posto nella tua vita. Quindi non è un messaggio solo per coloro che sono in Cristo, per non impedire di maturare questo frutto, ma è anche un messaggio per coloro che non sono in Cristo, dove il Signore ti dice che tu puoi diventare un qualcosa di prezioso agli occhi suoi, semplicemente ravvedendoti, battezzandoti nel nome di Gesù Cristo, e tu produrrai un frutto che non ha prezzo. Tutti lo possono invidiare, ma nessuno te lo può comprare, perché la salvezza è personale. Quindi che bell'incoraggiamento quest'oggi, questa mattina, sapere, come dice Giacomo capitolo 1 versetto 18, egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, affinché in qualche modo siamo le primizie delle sue creature. Fratelli, il mondo spende soldi per comprare frutti rari, il mondo cerca questi frutti rari, amen, ma questi frutti tu sei un frutto raro, e questo frutto raro veramente è il frutto del tuo ravvedimento, del tuo battesimo e nel camminare nello Spirito, perché dice
Alleluia, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito, non siamo vanagloriosi provocando e provocandoci gli uni agli altri. Non provocare a un tuo fratello di mangiare un qualcosa che non va bene, di produrre un qualcosa che non va bene, ma se noi siamo delle primizie, insegniamo anche agli altri a come diventare primizie per il Signore. Amen. Che Dio vi benedica. E con questo concludiamo. Mia moglie dice che non ha parola veramente per da aggiungere. Fratelli, c'è tanto nel mio cuore di questo e gioisco per tutto quello che umanamente come frutti abbiamo potuto assaggiare, mangiare, ripeto, anche col Pastor Cian, e continua anche il Pastor Cian a condividere di questi frutti preziosi che esistono in questa bella terra di Porto Rico, che il Signore possa continuare a benedire. Ma fratelli, noi siamo un frutto veramente bello e il Signore ci vede così. Non ti scoraggiare, non ti abbattere, il Signore ti ha creato come una primizia e solo sforzati nel coltivare il seme della parola che è in te. Forse ancora non vedi questo frutto, forse è da tempo che lo stai coltivando, non vedi? Sii paziente, perché dice la parola che la salvezza è sempre più vicina e arriverà il Signore raccogliendo tutti i suoi frutti. Amen. Che Dio ti benedica. Un saluto dal ministro Bracuto, dalla sorella Ilaria, e che Dio possa benedirvi in questo bellissimo giorno in Cristo. Giacomo, capitolo 1, versetto 18. Egli ci ha generati di sua volontà. Giacomo, capitolo 1, versetto 18. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Grazie per il vostro ascolto. State ascoltando il podcast Antioca.it. Questo podcast è un ministero della Chiesa Apostolica Antioca Torino e Horeb Milano. Il podcast è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino. Tutta la nostra informazione è sul sito Antioca.it, incluso l'applicazione per il smartphone Android e Apple. Grazie per la vostra visita.